guarda, non voglio neanche sapere quali sono le domande che mi fanno. Anche perché io proprio non le so così. Okay. Io non le so. Vai, ok. Allora, quando vuoi. Quando voglio. Ciao a tutti, comincio un nuovo corso del mio canale dello Spolab. Ho raggiunto pochi giorni fa 2400 iscritti, in realtà ormai già l'ho superato. Ho già deciso da tempo di cambiare un po' di cose sul canale, che diventerà ancora più vasto di quanto già non lo fosse prima. E oggi ci sono due cose che coincidono, appunto. Questa di cominciare un nuovo percorso e un anno fa chi mi segue sul canale avrà visto che praticamente partecipo ad una galleria d'arte. Quasi a un anno di distanza, un pochino di più, dall'apertura della galleria, cominciamo con gli arcaisti. E qui abbiamo il presidente, nonché fondatore del movimento degli arcaisti, che esporrà da domani, che è il sabato 9 settembre, non solo qua, ma esporrà anche alla Viterbo Sotterranea e al Museo dei Templari. Quindi tre location a Viterbo. Esatto. Sarà una bella mostra, le opere sono tantissime. Lo scorso anno ho cominciato io con le interviste, con la prima che ha esposto qui, che è Aurora Proietti Colonna, e quest'anno ricomincio io per poi lasciare la palla, come sempre, alla professoressa Laura Principi. Poi stasera ti intervisterà anche Giulio. Sì, sì, infatti mi ha già contattato. Allora, io ho una domanda che chiaramente si pongono tutti. Che vuol dire arcaista? Perché io ci sono andato sul vocabolario, certo, ma non spiega tutto, ovviamente. No, dici tu che sei tu il fondatore. La parola arcaista è molto differente dall'arcaico, prende spunto dal discorso dell'arcaico, ma non ha niente a che vedere. Se noi parliamo di arcaico, parliamo di qualcosa esclusivamente antico. Arcaista invece sta a rappresentare qualcosa che prende spunto dall'antico, ma in questo caso dalle tradizioni, quindi cerchiamo di rivalutare la vera identità dell'arte, perché specialmente negli ultimi 100 anni si è un po' rotto con le tradizioni per far diventare arte qualsiasi cosa, dalle tele sfondate alla merda d'artista, alla banana di Cattelan e tante cose che sinceramente, se proprio andiamo a vedere, forse con l'arte non hanno più niente a che fare. Beh, l'arte tradizionale, certo, per un altro punto di vista. Movimento arcaista è nato per riallacciare il rapporto con le tradizioni nel discorso dell'arte, ma cercando di farlo non pensando al passato, ma pensando ad un'evoluzione continua dell'arte, quindi però attraverso le tradizioni, appunto quello che a livello di arte da sempre si è pensato che potesse essere collegato alle origini, no? Le origini dell'arte, l'uomo come ha intuito i primi concetti di arte? Guardando le bellezze della natura, l'universo, guardando per quanto riguarda la scultura le forme modellate dal vento, dall'acqua, dal fuoco, per quanto riguarda la pittura i colori dell'arcobaleno, cioè tutto quello che noi abbiamo di bello, anche la musica, dal canto degli uccelli, cioè di mezzo natura, non c'è niente da fare. E quindi di conseguenza questo collegamento di nuovo con le bellezze della natura vuole riportare l'essere umano ad apprezzare la bellezza anche in arte. Oggi purtroppo si fa passare per bello qualsiasi cosa, l'importante è che ha valore a livello economico. Noi abbiamo cercato di escludere anche quello, tant'è vero che anche a livello di selezione degli artisti, da noi non parla niente nessuno. Noi facciamo cataloghi, facciamo eventi straordinari, cerchiamo le location più belle, portiamo gli artisti in tutto il mondo, ma selezioniamo gli artisti che valgono e quindi li presentiamo in base al loro valore, non in base al fatto che hanno pagato. Ecco, questa per noi è la cosa importante. E la parola arcaismo non include soltanto un discorso collegato con la tradizione, ma anche la parola arca. Cioè tutti gli artisti, ormai sono migliaia in tutto il mondo, nel 2011, perché è nato nel 2006, ora non li contiamo più, eravamo arrivati a contare qualcosa come 20.000 adesioni da tutto il mondo. Quindi qualcosa di veramente enorme, la gente è stufa di vedere le banane attaccate al muro, fatte passare per arte, scusa la mia definizione. E quindi il movimento ha avuto immediatamente un grande successo.
successo. Oggi stiamo selezionando sempre il meglio, cerchiamo di portare veramente il meglio nei nostri eventi, e quindi la parola arcaismo include la parola arca, una nave arcaista, dove praticamente l'equipaggio è composto dagli artisti. Portare il nostro messaggio nel mondo attraverso la nostra arca. Quasi una salvezza. Ma diciamo che il nostro scopo è quello di... La salvezza è una parola grande, però diciamo che il nostro scopo è quello di riportare la gente ad apprezzare il bello. Traghettare. E quindi, parliamoci chiaro, chi è che disse il bello ci salverà? E quindi qui anche il discorso della salvezza è inclusa. Però l'hai detto tu, l'ho detto tu, perché è una parola, ok? Perché ecco, questo è quanto. Peraltro io mi piace tantissimo Manzoni, quindi magari per la merda della lista, ma le sei rosette, mi dico le galette, le adoro. Vabbè. Però certo, chiaramente è un concetto molto diverso. Certo. Senti una cosa, tu sei giustamente anche artista. Assolutamente. Okay. Certo. E qui abbiamo, quindi... Ma il movimento è nato perché è nato da un artista che era stufo di vedere l'arte, apprezzare le cose che forse veramente diventavano solo provocazione, anche insulto all'arte, e quindi dico, ma proviamo a fare un manifesto, a creare un manifesto, e vediamo se mi prenderanno in giro, oppure se io pensavo di essere asfaltato, invece adesso è successo. No. Esatto. Qui vedi qualche cosa di mio, ma sono i miei scarabocchi, praticamente. Questi sono... Chiaramente nel video non è che si vedono granché bene, giustamente, perché dovete... Io la chiamo tecnica dello scarabocchio, comincio a scarabocchiare, però io sono conosciuto per i miei dipinti su lastre di pietra, in particolare. L'ho visto uno o due anni fa. Che ho esposto un po' in tutto il mondo. Quindi... Dovete venire a vederli dal vivo, quindi le location verranno inaugurate domani. Esatto. Quindi ripetiamo per il 9 settembre. Le location sono tre, quindi la Galleria della Via degli Artisti, che praticamente sta vicino Piazza San Carluccio, per semplicità, via Cardinale La Fontaine, angolo via San Carluccio, per toponomastica, via del Macel Maggiore numero 3. Per l'esattezza, tutto il tragitto parte da Piazza della Morte, dove c'è praticamente l'entrata della Viterbo Sotterranea, ma non è solamente lì. Poi la seconda tappa è appunto la Galleria La Via degli Artisti, qui a Piazza San Carluccio, e la terza tappa è il Museo dei Cavalieri Templari, dove la vera città sotterranea comincia da lì. Quindi è qualcosa di... Nella parte della città sotterranea abbiamo esposto le sculture, mentre tutto il resto sono dipinti. Ecco, quindi sarà anche l'occasione per vedere due location molto particolari, che è la Viterbo Sotterranea, anzi, diciamo tre, perché ci sono due Viterbo Sotterranea più il Museo dei Templari, che viene praticamente immerso all'interno della mostra. Poi è bello che questa intervista è stata fatta mentre noi siamo vestiti proprio da operai, quindi è veramente il top. Stiamo all'estendo e niente di più bello sudati, di questa. Ovviamente. Esatto, è veramente schietta, pulita, bellissima, buttata là volo così, e sono le cose che vengono meglio poi alla fine. Sicuramente. Benissimo, bensì lunedì, c'è un altro evento in contemporanea, perché questo finirà il... Domenica 17, benissimo, quando ci sarà la premiazione, quindi i vincitori di tutto l'evento, e quindi vi aspettiamo tanti. Quindi il 17 settembre, alla finale la fate a? Dove facciamo... Dov'è? Scusa. La premiazione? Sempre domenica 17 alle ore 18. Sì, in Piazza della Morte. Piazza della Morte, quindi all'aperto. Sì, facciamo all'aperto, vediamo, perché aspettiamo tantissima gente, altrimenti andremo a chiuso, però... Benissimo. Esatto, Piazza della Morte invece, poi è pittoresca e bellissima. Quindi... Per quanto riguarda la Galleria della Via degli Artisti, da lunedì 11... vi aspettiamo anche a San Lorenzo Nuovo, nei locali del comune di San Lorenzo Nuovo. L'artista Stefano Menichelli ha avuto l'idea di fare una mostra. Laura Principi, la nostra professoressa, è l'organizzatrice fattiva, e io non parlo che spongo pure, ma meglio di no, e quindi ci vediamo anche lì. Insomma, di eventi ce ne sono. Quindi vi salutiamo, iscrivetevi al mio canale. Detto questo, vi saluto anch'io. E per il un ringraziamento. Grazie, grande. Stefano. Esatto, Stefani cognome, Stefano il nome. Oh, perfetto, vedi, con Nubio già è perfetto. Ciao. Grazie a tutti.
Bello. È venuto forse lunghetto, però no, vabbè, dai, meglio di così.